Qual è il più grande rischio, il più grande pericolo per i mercati delle criptovalute nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Dopo un grandissimo rialzo del mese di ottobre che ha visto Bitcoin fare veramente i numeri, ragazzi, e portarci ad essere iper contenti, quello che si è verificato è stata un'esplosione della classica euforia da mercato. Euforia che mette un po' il dubbio sulla tenuta di questi massimi, sulla tenuta di un trend e pone un po' l'interrogativo a tutti quanti i criptoinvestitori. In questo momento è una fase che può continuare nei prossimi mesi. Quali sono i veri pericoli che Bitcoin dovrà affrontare? Mi è venuto in mente quindi di realizzare, ragazzi, questo video proprio per mettere la nostra lente di ingrandimento su quelli che sono i pericoli, perché ce ne sono, ragazzi, che in questo momento si possono verificare. Quali sono queste ipotesi, questi rischi, questo pericolo, il più grosso, secondo me, in questo momento relativamente al mercato di Bitcoin? Quali sono le avvisaglie, i dati che dobbiamo andare a controllare per capire se effettivamente questa cosa potrebbe o meno verificarsi, o peggio ancora, se si sta iniziando a verificare già da subito. Prima di fare questo, vi chiedo, come sempre, ormai lo sapete, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi lasciatemi un mi piace se vi piacciono questi video, ragazzi. Ma voglio subito andare a guardare quelli che sono i grafici e qualche indicazione perché. La prima di tutte è proprio una cosa evidente, ragazzi. Guardate un po' qui. L'indicazione principale è quella relativa all'indicatore Fear and Greed. Fear and Greed, ragazzi, che è esploso in pratica un po' dove siamo? In estrema euforia, indica 90, quindi proprio siamo ai massimi storici. Da quello che indica in pratica è se il mercato è salito sul livello dove l'euforia è eccessiva. Se l'euforia di solito è eccessiva, i mercati poi segnano quel punto come un punto di massimo e da lì iniziano una fase negativa. Quello che mi interessa andare a guardare è un grafico perché dovremmo fare una serie di considerazioni che riguardano sia l'analisi tecnica sia l'analisi ciclica sul grafico settimanale di Bitcoin, dove andremo in pratica a vedere questa possibilità, questo pericolo che sta prendendo piede. Allora, davanti a me il grafico in questione. Io ho già segnato, ragazzi, una serie di cose, però il primo l'ho già condiviso questa mattina nella mia Academy Premium. Come sempre trovate il link in descrizione relativamente all'Academy Premium per chi volesse altre informazioni. E questo è un grafico settimanale di Bitcoin logaritmico, perché ci interessa solo ed esclusivamente andare a guardare i livelli di prezzo in maniera più evidente. Quello che in questo momento si è andato a verificare che il rialzo della scorsa settimana, che ha toccato i massimi di Bitcoin sul grafico di Coinbase, mi segna di 15.977, vabbè, ragazzi, 16.000 dollari. Allora, questo livello è andato a impattare più o meno al 78,6 di Fibonacci di lungo periodo. Allora, questa configurazione è la classica configurazione che si va a verificare con il famosissimo pattern ormai che io uso in continuazione su questi mercati, che è il pattern gatekeeper. Ragazzi, l'ho spiegato mille volte in Academy, insomma, anche sul canale YouTube. È un pattern di configurazione che indica un livello di rimbalzo su un determinato livello di massimo per poi ritornare in un trend ribassista. Quindi, si dovesse verificare effettivamente la presenza di questo pattern gatekeeper su Bitcoin, sarebbe una visione estremamente negativa, cosa che io vi dico francamente non ritengo in questo momento abbordabile per una serie di motivi. Però il gatekeeper non indica soltanto, ragazzi, una catastrofe di trend, indica anche il raggiungimento di un punto di massimo che potrebbe creare degli ostacoli nei prossimi mesi, anche per qualche settimana. Quindi potrebbe semplicemente essere un campanello di allarme, perché il mercato di solito su questo livello un pochettino riflette, e questo ci sta. Anzi, a dire la verità, forse effettivamente è la soluzione migliore un po' a tutti i mali, cioè quella di riposare per un po' di tempo. Se però accostiamo a questa view del pattern, che è un pattern di inversione che tra l'altro sul mercato cripto funziona discretamente bene, soprattutto su Bitcoin, se accostiamo anche l'analisi ciclica di lungo periodo, andiamo ad avere un'informazione aggiuntiva unica, ragazzi, che vi svelo oggi.
oggi in questo video. Anzi, se volete condividete questa informazione un po' con tutti, ma poi soprattutto la cosa che mi interessa è sapere anche la vostra opinione, cioè cosa ne pensate voi e se effettivamente dalle vostre analisi una cosa del genere potrebbe in effetti verificarsi, perché ricordatevi che la palla di vetro non ce l'ha nessuno. Quello che noi andiamo a fare con questi video è prepararci, avere le idee chiare quindi su quello che è un possibile evento, che ovviamente noi speriamo non si verifichi, ma nel momento in cui dovesse effettivamente prendere una piega strana la situazione, sappiamo come agire. L'analisi ciclica ci dice che nel mese di marzo scorso è finito un ciclo annuale e fino a qui tutto tace. Però ragazzi, i cicli annuali non sono sempre uguali. Quindi non è che si verifica sempre un ciclo da 365 giorni. A volte è un po' più lungo, a volte un po' più corto. Questo ciclo, l'ultimo annuale, è stato molto lungo per quello che è la struttura di Bitcoin classica. Solitamente, quando un ciclo annuale è molto lungo, ne segue uno un po' più corto, o comunque il mercato a livello temporale va a cercare di recuperare questo tempo su un ciclo successivo. Se dovessimo effettivamente avere una struttura del genere, saremmo in pratica, ragazzi, arrivati a un massimo di un ciclo annuale. Allora, è possibile avere un annuale così corto, cioè da marzo a dicembre del 2020? Questa è la vera domanda. Tutti noi ci aspettiamo, almeno chi fa ciclica, io mi aspetto, ragazzi, che l'annuale di Bitcoin prosegua fino a marzo e quindi con un ciclo del genere, ma non è sempre stato così. Adesso vi faccio vedere quelle che sono i cicli precedenti per farvi capire come in effetti dei cicli da 280 giorni, che ci indicherebbero un annuale forse in chiusura a dicembre di quest'anno, ci sono stati, sì ragazzi, ci sono stati, e ve li faccio vedere adesso, perché non è la prima volta che avvengono. Allora, andiamo indietro nel tempo, quindi facciamo questo flashback velocemente. Allora, vediamo che per esempio qui, da quando abbiamo il grafico, allora non vi prendo il grafico di Bitstamp perché è tutto pieno dei miei disegni, delle mie analisi, allora questo sto analizzando Coinbase, ma è più corto di quello di Bitstamp. Comunque ragazzi, vedete che qui dalla 2015, da gennaio ad agosto 2015, il mercato fa un semiciclo annuale, vedete, di 224 giorni, quindi corto, poi ne segue uno da 3,43, un raddoppio da 3,43 quasi lineare, vedete, quindi sono comunque cicli più corti di un annuale, e poi un altro da 210 giorni, seguito da uno da 308. Quindi non è che qui, ragazzi, abbiamo un orologio svizzero che ci indica che il mercato debba fare la close del ciclo annuale effettivamente a marzo. Potrebbe tranquillamente andare ad accorciare questo tempo. Accorciarlo come, ragazzi? Andando a fare magari una close di 280 giorni, che ci sta perché l'abbiamo vista, o anche prima, ragazzi, anche qualcosino prima. Quindi siamo, diciamo, in addirittura d'arrivo di una possibilità. Vi ripeto, ragazzi, l'idea di questo video è quella di capire i pericoli a cui andiamo incontro in questo momento per cercare di mettere un'eventuale pezza qualora si dovessero verificare. Quindi in questo caso potremmo avere delle settimane negative già da subito. Allora, se questa view con l'annesso, quello che è un pattern che abbiamo visto prima di analisi tecnica, è la view ciclica di un annuale corto, si dovessero verificare, il massimo di Bitcoin probabilmente è stato raggiunto. Io ho detto le idee generali, però adesso andiamo a fare anche i numeri, andiamo a cercare di capire quali sono veramente le possibilità di una view del genere. Abbiamo fatto tutti i nostri ragionamenti, capiamo quali sono le possibilità e poi quali sono le avvisaglie vere, dove dobbiamo stare attenti. Ve lo dico fra pochissimi minuti, ragazzi. Allora, intanto fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, scrivendomi nei commenti quello che è la vostra idea relativamente a questa view, se è giusta o meno. Cosa ne pensate, ragazzi? Potrebbe essere giusta? C'è un'arma a doppio taglio, perché da una parte indicherebbe una fase che è debole proprio nel breve, dall'altra però, ragazzi, ci darebbe poi uno slancio successivo all'eventuale ripartenza. Comunque, allora, quanta probabilità ha un evento del genere
di verificarsi, che poi è la vera domanda a cui dobbiamo fare estrema attenzione. Quanta probabilità ha, ragazzi? Beh, allora io in questo caso gli darei un 40% di probabilità. Secondo me non ha una grande probabilità di verificarsi una fase di ribasso pronunciata. Questo è quello a cui credo io, ragazzi, in questo momento. Fermo restando che i mercati possono stupire, quindi questo è chiaro. Lo sapete benissimo, nessuno di noi ha la palla di vetro, però un eventuale close dell'annuale di Bitcoin più corto, quindi che parta subito, è già da qui abbiamo un mesetto, ragazzi, in pratica, perché dovrebbe chiudere a metà di dicembre, farà il prossimo mese con un po' di difficoltà. Questo è il discorso. Se dovesse avvenire una cosa del genere, la valuterò. Quali sono le avvisaglie di un discorso del genere a cui io presto appunto una probabilità intorno al 40%? Perché? Perché esiste anche una view completamente diversa, positiva, che porta invece Bitcoin a salire verso i massimi. Anche quella l'andremo a guardare. Anzi, facciamo così: se vi interessa anche la seconda view, quella positiva, quello che ci può spingere addirittura a raggiungere i massimi storici entro dicembre, quali sono le avvisaglie ancora una volta che dobbiamo guardare? Scrivetelo nei commenti come sempre e andiamo a fare anche questo video. Invece vi dico oggi quelle che sono le avvisaglie di debolezza che dobbiamo andare a guardare, ma per farlo dobbiamo andare su un altro grafico, che è quello grafico daily, che guardiamo esattamente sempre. C'è un ciclo piccolo, quello mensile, che è iniziato lo scorso 28 di ottobre, che dovrebbe andare in close naturale a fine mese di novembre. Tutto sta in questo ciclo, quindi se questo ciclo è fortemente ribassista, quindi inizia una sua spirale ribassista, adesso vi dico anche i livelli che dovete monitorare, allora il pericolo che si possa verificare un discorso come quello che vi ho detto c'è, e c'è assolutamente. Il primo livello che dobbiamo tenere sotto controllo in questo momento relativo a Bitcoin è l'ultimo minimo che è stato fatto nella giornata del 7 di novembre, esattamente 14.400 dollari. Se il mercato dovesse andare a fare un break veloce di questo livello è estremamente pericoloso. A quel punto un'eventuale ripresa non dovrebbe avere grande possibilità e la fase di discesa anche pronunciata di questo ciclo potrebbe essere innestata appunto da questo evento. Al contrario, c'è già una view positiva che possiamo mettere in mostra, cioè se andiamo invece a salire nei prossimi giorni. Ma se la view positiva vi interessa, lasciatemi nei commenti scritta questa cosa, vediamo di fare un video. Poi c'è tutto il discorso altcoin, quanta roba, ragazzi! Sì, in questo periodo e anche i mercati che oggi fanno un super boom, quelli hold, ma ci sta, insomma, dopo l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensate, ragazzi? Massimo fatto su Bitcoin per questo annata oppure no? La mia visione resta estremamente positiva dei mercati cripto, ormai questo lo sapete, però mi interessa anche il vostro punto di vista, come sempre. Va bene, per oggi è tutto. Tenete d'occhio quel livello che vi ho detto con gli occhi sgranati così. Ciao a tutti, buon inizio settimana.